ritrovarsi ancora una volta in Umbria, dico ancora una volta dopo l'eccezionale manifestazione di Bastia, che ha segnato, che assegnerà comunque la storia politica di questo paese, perché certamente da Bastia, dall'Umbria è partito un messaggio straordinario che prima veniva ricordata da Katia, Polidori, da Italo Bocchino, un messaggio straordinario che il paese sta avvertendo. Le iniziative che noi facciamo ovunque in ogni parte d'Italia sono sempre più numerose di quelli che gli organizzatori si aspettano, perché si sentiva l'esigenza di una cosa nuova, si sentiva l'esigenza di una passione nuova, si sentiva l'esigenza di una forza politica che scuotesse dal profondo le coscienze e che in qualche misura segnasse quali sono le nuove prospettive. Noi abbiamo fatto questa scelta, il gruppo parlamentare che Italo guida lo ha fatto con Katia e con altri parlamentari, quando tutti pensavano che fosse una scelta folle. Il giornale Libero ci dipinse il primo giorno di quella scelta come dei kamikaze giapponesi che si lanciavano suicida sulle portaerei americane. E gli articoli parlavano, letteralmente c'era scritto, il nostro posto è al cimitero. Ci davano l'1,5% nei sondaggi, dissero mai più nessuno di voi sarebbe rieletto. È iniziata una campagna di aggressione quotidiana per tutta l'estate. Ultimatum, diktat, qualche volta lusinghe riservate. Non abbiamo ceduto, perché noi, come voi, lo facciamo in piena coscienza e libertà, anche per un segno di rispetto non solo per la nostra storia, e un segno di dignità non soltanto per quello che siamo stati, soprattutto un senso di rispetto e di dignità per quello che l'Italia noi pensiamo debba essere. Abbiamo resistito, i nostri parlamentari hanno resistito, e poi qui a Bastia Umbra abbiamo annunciato che se non ci fosse stata data una risposta politica come quella che noi chiediamo, alta, nobile, responsabile, alla luce del sole, se non ci fosse stata quella risposta politica sul programma di governo, su come dare davvero una svolta riformatrice e modernizzatrice a questo paese, su come rispondere davvero a quell'esigenza della rivoluzione liberale e popolare che da tanto tempo proclamiamo ma che poi non realizziamo, su come soprattutto rispondere alle aspettative, ai timori, alle preoccupazioni di chi ha perso un posto di lavoro, di molti nostri giovani che non l'hanno mai trovato, che sono marginalizzati durante il periodo migliore della propria esistenza, delle famiglie numerose che hanno difficoltà ad arrivare a quello che una volta veniva detta la terza settimana, delle piccole e micro imprese qui soprattutto in Umbria che vedono restringersi il proprio fatturato perché si restringono i propri consumi. Se non ci fosse stata quella risposta ci saremmo dimessi. L'abbiamo detto dal palco, molti di voi c'erano, e l'abbiamo fatto dopo una settimana da Bastia Umbra, perché quella risposta non c'è giunta. Ora, io non credo che ci sia stato alcuno in questo paese che abbia ritirato la propria delegazione di governo e che come noi si è dimesso dai posti che avevamo senza rimpianti, ma con tanti sogni che vogliamo realizzare, e lo possiamo realizzare grazie a voi che avete accolto questo messaggio in questo percorso per fare un nuovo grande soggetto politico di centrodestra, non una nuova alleanza nazionale, non l'ala destra del centrodestra e tantomeno ovviamente l'ala destra di un centrosinistra. Noi non vogliamo fare un partito del 4%, quando lasciamo nati ci dicevano che avremmo raggiunto l'1,5%, poco fa la Sette ha detto che saremmo arrivati secondo i sondaggi della Sette, altri dicono altro, intorno al 10%. Noi non vogliamo né fare un partito del 4 che supera l'asticella della Camera e nemmeno dell'8% che superi l'asticella del Senato. Noi vogliamo fare un nuovo grande soggetto politico di centrodestra che sia l'asse del rinnovamento e della rifondazione del centrodestra italiano. Un nuovo soggetto politico aperto, plurale, in cui si possa convivere, discutere e confrontarsi. Un nuovo soggetto politico inclusivo,
e non esclusivo, aperto alla partecipazione e non arroccato nelle stanze del potere o dei palazzi, un nuovo soggetto politico riformatore e modernizzatore, perché di riforme e di modernizzazione il paese ne ha disperatamente bisogno, un nuovo soggetto politico laico, nel senso che riconosca il valore delle istituzioni e che sia consapevole che la legalità è il fondamento di ogni azione pubblica, non soltanto di quella politica. Un nuovo soggetto politico che dica mai più condoni, lotta a ogni forma di clientela, di assistenzialismo e di abusivismo, perché la legalità deve passare in ogni azione di ciascuno di noi, in ogni territorio, in ogni comunità. Un nuovo soggetto politico liberale, nazionale, popolare ed europeo. Quello che avrebbe dovuto essere il popolo libertà e non lo Stato. Perché diciamolo con franchezza, il popolo libertà è la versione peggiore di Forza Italia. Un partito padronale dove nessuno si chiude. Un partito in cui non si eletta la classe dirigente, non si parla di quando si possano fare i loro congressi. Un partito in cui non si può discutere, non si può confrontare, non si può eleggere i propri dirigenti. Un partito chiuso su se stesso, quello che doveva essere il grande partito liberale di massa, è diventato soltanto il partito espressione di un'oligarchia che con i posti che vengono realizzati per cooptazione ripropone se stesso. E quale cooptazione? Dei migliori? O di soltanto coloro che dicono sempre sì? E quale cooptazione? Di chi lavora? Delle donne che hanno il successo nelle loro professioni? O soltanto di chi appare più bello agli occhi del principe? Questo non è accettabile. Non è accettabile per chiunque, non è accettabile per la destra. Noi abbiamo rialzato la testa perché vogliamo che l'Italia alzi la testa. E lo diciamo con chiarezza. C'è bisogno di una svolta politica nel governo per realizzare quelle riforme che non sono state fatte, perché l'anno che abbiamo davanti è un anno terribile. Non illudiamoci. La ripresa economica è troppo lenta per soddisfare le aspettative e le esigenze di chi è stato marginalizzato nella vita economica. Quest'anno l'Italia crescerà dell'1%, forse. Nei due anni precedenti della recessione abbiamo perso, come la Germania, 6,5% di PIL. Ma noi cresciamo dell'1 e la Germania crescerà quest'anno del 3,6, cioè crescerà oltre 3 volte di più dell'Italia. Noi siamo l'ultimo vagone della locomotiva dei grandi paesi del G8, l'ultimo del G8 nel crescere. L'ultimo tra i grandi paesi europei, perché noi non possiamo confrontarci con la Grecia e nemmeno col Portogallo, con l'Irlanda. Noi dobbiamo confrontarci con la Germania, con la Francia, con la Gran Bretagna, che hanno fatto in questi mesi manovre importanti, pur avendo meno necessità di noi. Hanno fatto manovre economiche dell'ordine di 90, 100, 120 miliardi di euro per tagliare il deficit, che lo dobbiamo fare anche noi, per contenere il debito pubblico, e dobbiamo farlo più noi che loro, ma anche per investire in innovazione, ricerca, in cultura, in formazione, cioè nello sviluppo e nella crescita. Noi invece abbiamo voluto nascondere la polvere sotto lo zerbino, come si voleva nascondere la spazzatura di Napoli nelle discariche abusive, senza affrontare il nodo delle questioni. E dobbiamo parlare con verità alle imprese, alle famiglie, ai nostri cittadini. È l'era dei sacrifici. È l'era delle formiche e non delle cicale, e dire con verità che è necessario investire di più nella crescita e nello sviluppo, e per farlo dobbiamo realizzare le riforme che sono state troppo a lungo rinviate, quando riguardano il salario di produttività e quindi il patto di produttività delle imprese e i lavoratori, quelli che riguardano il sistema del welfare che è disegnato a nostra misura, di noi cinquantenni, ma che non si cura dei nostri figli, che avranno, se l'avranno, una pensione che è il 30% rispetto alla nostra. Noi dobbiamo ridisegnare la riforma istituzionale, cancellando quelle province che erano nel programma di governo
e che non sono state cancellate perché la Lega non vuole. L'Italia è un paese in cui, grazie a un sistema fiscale antiquato, viene privilegiato chi vive di rendita, cioè chi ha, rispetto a chi vive di reddito, cioè a chi produce. Noi dobbiamo privilegiare chi produce, l'impresa e il lavoratore che producono. Questo c'è bisogno di una grande rivoluzione modernizzatrice. Lo possiamo fare, lo faremo. Quando ci metteremo, non lo sappiamo. Ma ci siamo messi in cammino e il congresso che svolgeremo a Milano è significativo. A Milano, nel cuore del sistema economico del paese, dove sono nate tutte le forze politiche che hanno disegnato questo paese, dove è nata la Lega, dove è nata Forza Italia, noi alla Lega, Forza Italia lanciamo una sfida, perché noi ci consideriamo davvero, sì, non i legittimi eredi, ma coloro che hanno nel loro cuore, la loro passione, la loro ragione, i valori e i programmi del centrodestra, che non vengono sanciti da un marchio depositato da qualcuno. Lo dico con chiarezza e concludo: la destra, il centrodestra, noi c'eravamo prima di Silvio Berlusconi, ci saremo dopo Silvio Berlusconi.